Nelle prime ore del mattino l'esercito russo ha lanciato 8 missili su Zaporizhia, dove si trova il sito della più grande centrale nucleare d'Europa. La Russia accusa l'Ucraina però di aver bombardato il sito con l'uso di armi fornite dai paesi occidentali, esponendo l'Europa al pericolo di una catastrofe nucleare. Le forze ucraine hanno preso il controllo di un altro villaggio nella regione di Luhansk, finora occupato dai russi, lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Oblast. Continuano nel frattempo gli attacchi russi contro obiettivi civili. 4 medici sono morti, 2 pazienti feriti durante un bombardamento russo mentre era in corso un'evacuazione dei pazienti da un ospedale psichiatrico. Un'altra esplosione è stata segnalata nell'area dell'aeroporto di Melitopol, controllato dalle forze russe. Ad Izium si continua a scavare nelle fosse comuni. Il Cremlino definisce menzogne le denunce ucraine sulle atrocità commesse dalle truppe russe nell'Ucraina nord-orientale dopo l'annuncio della scoperta dei corpi di centinaia di persone. Intanto il procuratore generale ucraino dichiara che 5 minori tra i 4 e i 16 anni sono state vittime di aggressioni sessuali da parte dei russi. Dopo che ieri la Commissione europea ha raccomandato di sospendere 7,5 miliardi di euro di fondi destinati a Budapest in risposta ai timori legati allo Stato di diritto, il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: l'Ungheria assume una posizione sovrana su molte questioni che accogliamo con favore. Continuiamo a monitorare da vicino la situazione.